Della 24esima edizione del mette il microfono davanti alla bocca. Ecco, però vedi che fa la bocca e gli chiama le salamine. Mio teccio. Arriva un po' tardi. Comunque niente, questo è il 24esimo preview, è già stato fatto il filmino, rappresenta un borgo di Gavardo. Ecco, vai. E gira e gira, insomma, è stata una bella giornata. Speriamo che vada tutto bene. Auguri a tutti, grazie a chi che fa il mio, senza farlo anche tanto. Ecco, gli organizzatori, come fate a organizzare? Come abbiamo già detto, questo è il 24esimo presepio del borgo. Esatto. Ogni anno andiamo a rappresentare una parte storica del paese. Quest'anno gli amici del borgo hanno deciso di proporre qui la frazione di Quarena, che è una frazione che si trova dopo sopra il ponte, salendo verso Vaglio, la bellissima chiesetta di San Carlo, che invece è qui in fondo a via Fornaci, verso Paitone, e la frazione di Marzatica, che è sempre a fianco di San Carlo. Questa opera ha richiesto 2 mesi di lavoro per circa 30 volontari che 3 giorni a settimana, pomeriggio e sera, hanno dedicato il loro tempo libero e anche il tempo non libero, perché non sono alcuni dei tanti rappresentanti che hanno lavorato. È più una struttura che richiede 2 mesi di tempo di lavoro, perché abbiamo cominciato il 5 novembre, abbiamo finito la notte di Natale. Ecco che è arrivato anche il nostro direttore tecnico, che si è appartato lì, quasi grigio, il direttore tecnico, per cui lui è il direttore dei lavori, noi siamo solo gli esecutori, ormai tutti noi dopo 24 anni abbiamo imparato la nostra parte, lui arriva, ci dice cosa vuole e noi cerchiamo di obbedire, cercando di sbagliare il meno possibile, andare più vicino a quanto è richiesto, anche perché per tradizione lavoriamo su fotografie recuperate dai vecchi libri, da vecchi dizionari, da vecchie enciclopedie. Il lavoro è abbastanza simile alla realtà delle case che vedete qui e che sono esistenti ancora oggi. Noi chiuderemo il 10 gennaio, come sempre, la domenica dopo l'Epifania. È chiaro che se per costruire il presepio abbiamo impiegato 2 mesi, per smontare il presepio nel 24 ore questa piazza tornerà libera e tornerà a essere il parcheggio pubblico che è sempre stata la sua destinazione. Non mi rimane che ringraziarvi tutti e aspettarvi il prossimo anno per il 25esimo presepio. Grazie e arrivederci. Ciao! Facciamo il filmato. E poi perché sta lì? E poi perché sta lì? Ciao, ciao. Pensate a lei. Pende a lui che fa forza.